A Valence, nel centro della Francia, vive e lavora la chef più blasonata al mondo. Anne-Sophie Pic, 10 stelle Michelin in 6 ristoranti sparsi per il globo. Ma è qui, nel suo 3 stelle Maison Pic, che tutto è iniziato. A questo luogo sono legate la mia storia e quella della mia famiglia. 3 generazioni, anzi sarebbero 4 con la mia bisnonna, ma allora la menzione non esisteva. 3 generazioni con 3 stelle Michelin, perse e poi riconquistate dalla stessa famiglia. È un caso unico al mondo. Quando questo ristorante le perse, era il 95, a seguito della morte di mio padre. Per me è stato come un secondo lutto e volevo a tutti i costi rimediare a quella perdita. Per me era un modo di riabilitare il suo lavoro e mantenere vivo il nome della nostra famiglia. Le 3 stelle, in qualche modo, mi hanno liberata dal dovere di riconoscenza verso mio padre, mio nonno e questa casa. Ho potuto dire a me stessa, adesso che ti sei guadagnata la 3ª stella, lasciati andare, lascia uscire tutta la tua creatività. Puoi concederti molta più libertà di quella che ti sei concessa finora. Questo mi ha dato un'enorme fiducia e quando si ha questa fiducia è fantastico. E ça, quand on a la confiance, c'est génial. Alexis, c'est pas difficile. A Marsiglia incontriamo Colin Folquier, 34 anni e una stella Michelin, ottenuta con impegno e fatica nel suo ristorante Signature. Nel locale di sua proprietà, Colin non si occupa solo della cucina, è un vero e proprio factotum. Tutta la mia cucina si basa sulle cose che ho imparato dai grandi chef. Ed è fantastico. È quello che mi ha dato una base molto solida. È stata la mia fortuna lavorare con degli chef stellati. Ad esempio, i sughi di carne li faccio come si faceva una volta. Non faccio creme, emulsioni. Sì, in parte, ma preferisco i sughi all'antica, la preparazione all'antica, che poi adatto un po' alla mia generazione. Credo che la qualità del mio ristorante stia nella regolarità, nella costanza delle proposte, ma anche nella meticolosità, nella ricerca della perfezione. Altrettanto importante è la qualità delle materie prime, come il pesce pescato artigianalmente nella regione. Cefalo? Sì, cefalo. Questo è simile, ma ha la pelle dorata. Mi piacerà molto. Una particolarità della sogliola mediterranea è il piccolo punto nero. Ah, perché quelle atlantiche sono più scure. E più grosse. Sì, più grosse. Questa è la vera pesca. È il cefalo che ci ha portato Mathieu. L'ho sfilettato e lo preparo per pranzo. Lo farò solo saltato. Un prodotto così non ha praticamente bisogno di preparazione. Quindi lo farò saltato alla piastra o forse marinato nell'olio con un po' di limone. Ma è già bello solo così. Mi piacciono le cose semplici. Non ci penso proprio ad avere una stella in più. Amo i buoni prodotti. Amo la qualità piuttosto che la quantità. Anche per questo ho solo 20 posti.
Ci sarebbero troppe cose da rivedere per una seconda stella. Sarebbe molto complicato. Dovrei fare cose fuori dal comune. Mentre la mia è una cucina classica. Non invento niente, come tutti gli altri chef, ma ci sono cuochi che spiccano molto di più, come Alexandre Mazia. Quello che mangiate da lui non lo mangerete da nessun'altra parte. Noi abbiamo una cucina molto più classica, con dei gusti molto più comuni ad altri chef e alla regione. E quindi una seconda stella non arriverà certo adesso. Qui sarebbe troppo complicato. Di ritorno a Valence, ritroviamo Anne-Sophie Pic alle prese con una delle sue ultime creazioni, una pietanza tutta a base di piselli. Ma come nasce un piatto così? Inizio dalla panna cotta di pecora affumicata, aromatizzata al tè di sencia. Poi aggiungo la purea di piselli. La purée de petits pois. E il gel di baccelli. Che conferisce gradevolezza. Quindi i piselli conditi con una foglia di timo leggermente tritata. L'opaline. E la cialda. E poi decoriamo con le foglioline. Abbiamo il dolce della ricotta con una nota acida e di affumicato. Il lato mandorlato dei baccelli, accentuato dalla tonca, dalla regina dei prati e dalle foglie di tiglio, che aggiungo fresche, essiccate e fritte per la croccantezza. Per me la cucina, in ultima analisi, deve far star bene. Un piatto deve renderci felici e spero che regali delle emozioni. È quello che voglio più di tutto, sempre rispettando la natura. Ma ci vuole anche la complessità. I sapori comunicano tra di loro, sono fili invisibili che bisogna creare nel tempo. C'è un lavoro di tessitura, ci sono delle sequenze molto importanti. Per capire con quali bevande abbinare questo nuovo piatto, la chef lavora con Paz Levinson, 45 anni, eletta nel 2016 quarto sommelier al mondo. Con lei, negli ultimi anni, ha creato abbinamenti originali, anche analcolici. Oggi analizziamo tre diverse proposte. Il cocktail è troppo leggero per questo piatto. Dobbiamo renderlo più intenso, direi di concentrarlo di più. L'abbinamento analcolico che proponiamo oggi va irrobustito, perché il piatto è molto saporito. Non dobbiamo avere paura. Dobbiamo trovare un equilibrio. Entrambi sono sublimi. Il sake è magnifico. Il sake si abbina perfettamente perché porta un sentore di freschezza. Ha delle note di finocchio, di fiori, cose che ci trasportano in primavera. E con la consistenza dei piselli va molto bene, perché il sake ha sempre un amalgama piuttosto rotondo. Anche il vino di Christine Bernet, che è una delle mie migliori amiche e che anche Paz conosce bene, è sublime. Ma non era affatto scontato l'abbinamento con un piatto così forte, ma il vino di Christine lo regge. Christine Bernet è la proprietaria di questi vigneti affacciati sul Rodano, oggi tra i più celebrati di Francia. Personalità d'eccezione, autodidatta, Christine ha ereditato questi filari e la passione per il vino dal padre Georges e oggi è pronta a passare il testimone alla figlia Emma. Nelle proprietà della famiglia Bernet nascono i Condrieu, i Saint-Joseph, i Cotroti, spesso presenti nei ristoranti più rinomati di Francia, tra cui ovviamente anche quello dell'amica Anne-Sophie. Amiamo entrambe il vino.
Paz ovviamente ancora di più perché è il suo mestiere. Ma abbiamo una mentalità aperta. Io mi sono interessata molto al caffè e al tè. E poi quando è arrivata Paz, la voglia di creare degli abbinamenti analcolici è cresciuta ulteriormente. Anche perché ad un certo punto Paz era incinta e non trovava nessuna proposta senza alcol. A me l'abbinamento analcolico è sempre piaciuto. Ma non avevo al mio fianco qualcuno che volesse andare in quella direzione. Anche per questo il nostro incontro è stato bello. Per una stella al femminile che luccica, molte altre rimangono spente. Solo il 5% degli oltre 600 ristoranti stellati di Francia, infatti, è diretto da una donna. Affermarsi in un ambiente prevalentemente maschile rimane ancora tutt'altro che scontato. Quando sono arrivata a Parigi come apprendista in un ristorante a due stelle, mi sono resa conto che avrei dovuto mostrare i denti. C'erano molti uomini maschilisti che hanno fatto commenti del tipo: l'apprendista tra due settimane sarà nel mio letto. Allora io, invece di dirmi: ah, ok, altre donne qui non ce ne sono, quindi parlano di me, che faccio adesso? Sono uscita e gli ho detto: parli di me? Mi ha guardato molto a disagio e mi ha detto: no, no, no. Allora io gli faccio: l'unica ragazza qui sono io. E sto già con un uomo. Non sarò nel tuo letto tra due settimane. Allora lui ha risposto: no, 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 va bene, ed è diventato tutto rosso. Mi è passato in Francia. Mi è successo in Francia. In altri paesi no. Stavo iniziando qui e anche se ero vestita da sommelier e avevo una spilla con l'uva ben in vista, sono arrivata con la carta dei vini e mi hanno detto: grazie, ma preferiremmo che fosse un altro sommelier a consigliarci. Un sommelier uomo. E io ho risposto: guardate che vi posso aiutare, conosco il vino. Ma mi hanno detto: no, 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 preferiamo che ci chiami il tuo collega uomo. È stato così, non raccontiamoci storie. E lo è ancora per quegli uomini che non accettano la competenza delle donne o che non la riconoscono. Quindi sì, è una realtà e abbiamo dovuto lavorarci. Il a fallu faire ce travail-là. Ma com'è la situazione oggi? Facciamo una verifica alla scuola di pasticceria di Parigi, da cui sono usciti chef pasticceri di varie generazioni e dove oggi i giovani allievi affrontano una prova in vista dell'esame di fine corso. Benvenuti a scuola. Oggi farete il vostro modulo sui pezzi commerciali in cioccolato. Avete 7 ore per fare 2 creazioni diverse. Il tema è libero e alla fine di queste 7 ore, ovviamente, darò un voto ai vostri pezzi con i miei colleghi. Pensate all'igiene, a come organizzare il vostro lavoro e non dimenticate l'abilità. Questi saranno gli elementi chiave per ottenere un buon voto. Avete domande? E allora andate. Tra gli allievi incontriamo Manon, 20 anni, e il sogno di diventare chef di pasticceria. Quando le chiediamo dei rapporti con i colleghi maschi, ci confida che anche lei ha dovuto affrontare qualche momento difficile. Lavorare con gli uomini non è mai stato un problema per me, a parte la prima persona con cui ho lavorato. Era una persona che non amava molto le donne in generale. A me, ma anche ad alcune commesse, ha toccato il sedere. Non ho reagito, ma sono rimasta bloccata. Poi ho continuato a lavorare. Per fortuna è successo una volta sola, ma poi mi ha comunque chiesto cosa facessi la sera con il mio ragazzo e non erano certo affari suoi e anche altre cose del genere. Sono comunque rimasta lì per 2 anni perché come apprendista, se non hai un'azienda, la scuola non può tenerti tutto il tempo. Di fatto sono le aziende che ci formano. Questo episodio mi ha reso chiaro che non deve più accadere. Ma se dovesse succedere, beh, reagirò certamente in un altro modo.
Forse gli uomini si mettono meno in discussione rispetto alle donne. Noi abbiamo sempre l'impressione di non essere all'altezza, di non essere brave. Abbiamo meno fiducia in noi stesse. Ci esprimiamo con meno sicurezza, che sia in questa professione o in qualsiasi altro campo. Le donne hanno la tendenza a sentirsi più deboli. È stupido, ma è così. L'uomo spesso è più assertivo, si mostra più sicuro. La donna, anche se è molto sicura, lascia sempre una porta aperta a che possa esistere un'altra possibilità. E questo spesso non è ben compreso, perché è come se fosse la prova che sta valutando varie opzioni, mentre le persone spesso hanno bisogno di una sola risposta. Formatore di pasticceria da 15 anni, Christophe Maslen conosce come pochi l'ambiente dell'alta cucina e assicura che le cose stanno cambiando. La professione è diventata molto più femminile ed è un bene. Quando ho iniziato io, di donne non ce n'erano, zero. Quando ho finito gli studi c'era una sola ragazza su 24 studenti e ora lo vedete, è completamente diverso perché oggi in una classe di 12 persone ci sono 11 ragazze e un ragazzo. Tra loro c'è Oriane, 26 anni, esponente di una generazione senza complessi di sorta. Tra un anno saremo diplomate e avremo dei ruoli d'aiuto cuoco, sotto capo cuoco, capo partita. E da quel momento i ruoli si invertiranno davvero. Per me, che si tratti di un uomo o di una donna, mettere su famiglia richiede la stessa responsabilità. Quindi essere mamma e pasticcera allo stesso tempo oggi non è più un problema. Forza ragazzi, avete fatto proprio un buon lavoro. In una sola giornata di lavoro siete stati davvero bravi. Esempio per le giovani chef è sicuramente Colin, che è riuscita a trovare un equilibrio tra vita familiare e un lavoro con orari difficili. Come faccio a conciliare tutto quanto? Beh, ho un compagno molto presente che si occupa dei bambini la sera quando io vado al lavoro. Ma siamo aperti dal lunedì al venerdì. Ho scelto di chiudere il fine settimana, tutti i sabati e le domeniche. È un bene per me, perché preservo la mia vita familiare, ma credo che sia positivo anche per i dipendenti. Quando ho aperto il ristorante ero sola con mio figlio. Psicologicamente non ero libera come adesso. Non è una coincidenza che la stella Michelin sia arrivata quando Thomas è entrato nella nostra vita. Ci ha portato la calma e l'equilibrio che rendono possibile quello che faccio. Sulle rive del Lemano ritroviamo Anne-Sophie Pic, che a Losanna nel 2009 ha aperto il suo primo ristorante fuori dalla Francia, presso il lussuoso albergo Beau Rivage Palace. Anche in Svizzera la chef lavora con fornitori locali. In questo caso si tratta di una raccoglitrice di fiori ed erbe per la cucina. Come sta? Bene, e lei? Très très bien. Ma è perfetto! C'è la pimpinella, l'edera terrestre. La pimpinella, l'edera terrestre, l'achillea. Quanto durerà ancora la stagione? Ma c'è ancora un mese, poi diventano meno morbide. Ah sì, quando i fiori iniziano ad abbassarsi. Ecco, l'apro e lo provo. Perché questo fiore ha l'aria magnifica. A proposito, ci potrebbe raccogliere della camomilla comune per l'estate? Sì, inizia proprio ora a fiorire. Non riesco a capire perché in Francia non ne trovo quasi. Quando cammino sulle Alpi ne vedo un po', spesso di fianco all'asfalto, ma non la vedo mai alta. Ma qui lei la trova lunga e con le foglie fini, vero? E sa di ananas. Ci ho fatto un dolce con il mio chef pasticcere qualche anno fa. E quel gusto non si trova nella camomilla coltivata. Ce ne raccolga un po', Chiara, per favore, se riesce. Ci ispirerà sicuramente. Anche per un pesce sarebbe stupendo.
c'est génial. Donc ça, c'est toutes les pimpronelles du jardin. Fiori, radici e piante sono centrali nelle creazioni di Anne-Sophie Pic e a volte creano delle sorprese, come è successo con un piatto a base di asparagi. Oui, il faut la rafraîchir continuellement. Questa è la piccola cialda su cui abbiamo versato la polvere con tutte le piante seccate che saranno poi disposte anche sul piatto. È una sorta di omaggio alla caramella ricola. Ci sono tutti gli aromi. Quello che mi sembra interessante quando si ha un ristorante in una regione dall'identità forte come la Svizzera è avere dei piatti veramente legati al territorio. Oggi Anne-Sophie Pic è venuta a Losanna anche per controllare che il suo secondo, lo chef Kevin Vaubur, realizzi alla perfezione le sue creazioni, compreso l'asparago ricola. L'asparago l'abbiamo preparato mezz'ora fa. Sì, però va rinforzato. Credo che abbiate puntato troppo sulla salsa. Lo indebolisce? Sì, lo dobbiamo rivedere. On a bien esprit du plat. Il senso della creazione si coglie bene. Gli asparagi erano superbi, anche l'affumicatura finale nel barbecue. Ecco, tutto è coerente, ma manca quell'effetto wow che nei miei piatti è spesso creato dal potere aromatico. Lo possiamo sicuramente aumentare. Anne-Sophie Pic, Colin Folquier, Manon e Oriane. Modi e livelli diversi di fare cucina, ma anche tre generazioni di donne che stanno tutte quante contribuendo all'evoluzione della gastronomia francese.